Solo hanno comandato Roma, ma hanno avuto agganci importanti sia con la mafia siciliana, non soltanto poi con la mafia siciliana, ma anche a livello politico. Ci sono state insomma delle connessioni pari importanti, almeno questo ci raccontano le cronache non solo appunto del romanzo, tratte dal romanzo di De Cataldo, ma anche le cronache giudiziarie e altri scrittori. Un gioco, uno scrittore. Secondo me la genialità di questa sceneggiatura e del romanzo è che per la prima volta viene raccontata non dalla parte dei buoni, ma dalla parte dei cattivi, che è una cosa veramente interessante, perché poi in realtà ci fa capire il perché, come questi ragazzi di borgata poi si siano veramente ritrovati tra le mani la gestione della malavita romana e non solo della malavita, di Roma in genere. Io, se devo dire, un riferimento che ho avuto è stato un riferimento letterario ed è stato Pasolini, non sono stati gli anni 80 o gli anni 70, nonostante appunto poi sono pienamente dentro dal punto di vista storico questo periodo qua, però credo che siano i bambini che Accattone prendeva a calci prima di entrare a casa. All'inizio del film, alla fine del film, c'è proprio un omaggio anche stilistico molto pasoliniano. Spero di essere riuscita a innestare tutta questa materia all'interno di questo film, che non è soltanto un film criminale, ma è anche un film di tragedie, di sofferenze, di sentimenti, di amore, di persone che cercano poi alla fine di sopravvivere a quella stessa vita maledetta che hanno innestato in loro negli anni dell'adolescenza.